proprio, come dice Papa Bergoglio, per educare un ragazzo ci vuole un villaggio. Noi oggi abbiamo tutta la città che in qualche modo è coinvolta, le istituzioni, le autorità, noi della scuola paritaria, della scuola cattolica, quindi è come avvicinarci, abbracciare i nostri giovani per farli sentire non solo protetti ma aiutati a crescere. La giornata di oggi evidentemente è una giornata che simbolicamente possiamo chiamare una camminata della vita, non è solo la maratona per vincere chi arriva prima, ma è un cammino, come diceva il Papa anche ieri, è un aprirci alla realtà, un camminare verso la meta dell'autostima di sé, quindi dell'autoconferma della proprio io. Faccio un augurio che le scuole cattoliche anche qui nel Trentino possano continuare a vivere nonostante che le nostre presenze di religiose stanno diminuendo. E vorrei proprio lanciare un messaggio a laici di buona volontà di sentire la scuola cattolica come un pezzo della propria fede e del proprio impegno. E vorrei ancora esprimere, come diceva ieri il ministro della pubblica istruzione, la scuola è un atto di speranza che ripetiamo ogni giorno, e questo vale per la scuola pubblica ma anche per la nostra scuola.